Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione e prima di iniziare vogliamo dare tutti i lodi dovuto al Padre. Yahweh Bahashem, Yahweh Shai Bahashem Brukah Kodash. Miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala sparsi nei quattro punti della terra, facendo sì che questa verità possa arrivare dappertutto. E sì, poco prima di far partire il video, era passata una signora prima, era brasiliana, e mi aveva chiesto il motivo perché ero qui. Avevo detto che ero qui per insegnare la verità delle scritture, di chi sono i veri israeliti e come sono sparsi nel mondo, e cercavo di farla capire che anche lei apparterei alla casa di Israele. E subito mi ha detto no, io sono nato cattolica e morirò cattolica. E infatti questa cosa mi ha fatto pensare l'ignoranza del mondo, soprattutto tra i veri figli di Israele, ok? I veri figli di Israele andranno dietro qualunque cosa, ma tranne il loro potere, tranne il loro Dio, ok? Tutte le altre nazioni di questo mondo hanno un Dio che seguono, ok? Che non hanno nulla a che fare con il Dio di creazione. Ma noi, essendo figli di Israele, siamo stati gli unici presi per avere questa verità. E che cosa succede? Neghiamo il nome del nostro Padre. Ci va bene i nomi falsi che ci hanno dato finora. Ci va bene tutte le menzogne che ci hanno detto finora. Abbiamo gli occhi proprio chiusi. E il Padre ha fatto sì che questo accade ad alcuni figli di Israele, anzi la maggior parte dei figli di Israele, due terzi, come dice il libro di Sofonia, ok? Ed è importante conoscere il vero nome del Padre, perché quello che fa la differenza tra la religione mondana e i veri figli di Israele è il nome, il vero nome del Padre, ok? Noi conosciamo il vero nome del Padre e questo fa la nostra differenza con tutte le altre religioni e nazioni, ok? Il nome del Padre è fondamentale, è come avere un amico e continuare a chiamarlo un nome sbagliato. Prima o poi quell'amico si arrabbierà e dirà: chiamami per il mio nome, ok? E questo è il vero problema dei figli di Israele, come dice il libro di Isaia capitolo 1 versetto 3, dice il bue, sto dicendo così, anzi andiamo a prenderlo velocemente, libro di Isaia 3, 1 e 3, se non sbaglio. Il libro di Isaia capitolo 1 versetto 3 dice: il bue conosce il suo padrone e l'asino la culla del suo padrone, ma Israele non lo sa, il mio popolo non tiene conto. Infatti è questo che sta succedendo ed è sempre successo per molti anni, ok? Noi non conosciamo il nostro potere, non conosciamo il nome del nostro Dio, continuiamo a fare gli stessi sbagli, i sbagli che ci portano sempre in schiavitù. Siamo in questa schiavitù oggi, sotto questo regno dei malvagi, perché abbiamo dimenticato e abbiamo voluto volontariamente, abbiamo voluto proprio andare dietro a altri dei. I racconti di queste storie si trovano nel secondo libro di Cronache e secondo libro dei Re. Si vede come i figli di Israele si sono sviati da una generazione all'altra, sono veloci ad andare dietro alle filosofie degli altre nazioni, ok? Perciò verranno puniti e verranno mandati in schiavitù.
schiavitù che siamo anche al giorno d'oggi. Perciò è molto importante conoscere il nome vero del Padre e osservare i suoi comandamenti, i suoi statuti e leggi. Continua a leggere. E dice: ah, nazioni peccatrici, popolo carico di iniquità, discendenza di malfattori, figli di corruttori, hanno abbandonato l'Eterno, hanno provocato ad ira il Santo di Israele, se ne sono andati dietro. Questo è tutto quello che ho appena detto. E lo vediamo qui nel libro di Isaia, capitolo 1, versetto 4. Siamo un popolo peccatrice, così chiamati nativi americani, negri, e così chiamati latini, che sono i veri figli di Israele. Beh, cioè, sembra che più che loro vanno in schiavitù, più non si ricordano nemmeno questa verità qui. Ma kala la Yahweh Bashem, Yahweh Shai Bashem Kakudash, tutti i lodi al Padre Yahweh, nel nome di suo figlio Yahweh Shai, che ha scelto un terzo della sua casa e gli ha aperto gli occhi, gli ha fatto conoscere questa verità del suo nome vero. E noi chiamiamo il nome vero del Padre, e il Padre sta con noi, ok? Cioè, come ha detto la signora prima, cioè, io morirò cattolica. Certo, se continua così morirà cattolica e morirà proprio attraverso le distruzioni. Il Padre è proprio giustificato per fare ciò che deve fare, perché è un popolo proprio carico di iniquità, come dice Isaia capitolo 1, versetto 4. Versetto 5 dice: perché dovresti essere ancora colpito? Vi ribellate sempre di più, tutta la testa è malata e tutto il cuore viene meno. Non è questo che sta succedendo alla casa di Israele? Sono proprio i veri figli di Israele che appena passano e vedono gli insegnanti per strada, hanno questo sguardo tipo: che cavolo fa questo qui? È un popolo proprio che gli va bene proprio i castighi del Padre, ok? E il castigo più grande arriva, ok? Ed è la distruzione attraverso le bombe nucleari, ok? Che farà una pulizia a tutto. Ecco perché è molto importante conoscere chi chiami. È molto importante conoscere il vero nome del Padre. Perché questi sono proprio i primi passi alla salvezza, ok? È facile dire: io seguo Dio, basta seguire qualsiasi Dio, bla bla. Perché anche i seguitori di Satana hanno il nome di loro Dio. Perciò quello che ci distingue è il proprio nome del nostro Dio. Eccola che sta passando, la signora che dicevo prima, ok? E leggo. Leggo di nuovo, versetto 5 dice: perché dovresti essere ancora colpito? Vi ribellate sempre di più. Tutta la testa è malata e tutto il cuore viene meno. Infatti siamo proprio sparsi, proprio come dei zombie. Le ossa senza vita. Senza questa verità siamo senza vita. Siamo proprio delle ossa secche, come dice il libro di Ezechiele, capitolo 34, ok? Se non sbaglio. Siamo nulla senza il vero nome del Padre. Andiamo a prendere il libro di Proverbi, capitolo 30, versetto 4, che dice: chi è salito al cielo o è disceso? Chi ha raccolto il vento nei suoi pugni? Chi ha avvolto le acque in una veste? Chi ha stabilito tutte le estremità della terra? Qual è il suo nome? E qual è il nome di suo figlio? Se puoi dirlo, questa è la domanda che fa il Padre. Chi ha fatto tutta questa creazione bellissima che vediamo? Chi ha fatto tutto? Giorno d'oggi dicono, danno il credito ai figli di Satana,
così chiamato uomo bianco, ok? Danno i crediti ai malvagi che hanno inventato questo. Non hanno inventato un bel tubo, ok? Il padre ha fatto tutto. La conoscenza che hanno anche per creare questi armi cattivi, loro non sanno che sono uno strumento nelle mani del padre, ok? Per creare queste cose, è il padre che gli ha dato la conoscenza. Loro non hanno fatto nulla per potere loro, non hanno fatto nulla per la forza loro, è il padre che ha dato questa conoscenza e tutta la gloria va al padre. Il versetto dice, qual è il suo nome? Qual è il nome del suo figlio? Chi può dirlo? Maggior parte della casa di Israele non conoscono l'importanza del nome del padre e l'importanza del nome di suo figlio. Vanno avanti e sono proprio come avevo detto prima, sono delle ossa secca, delle ossa senza vita, senza questa verità qui. Sono spostati con il vento come una foglia secca durante la primavera. Il vento li porta dalla destra, li porta alla sinistra, li porta ovunque. Loro non hanno il timore del padre proprio, ok? Ognuno va per cavoli suoi. E appena gli dici del nome del padre, dicono, ah, non ha importanza. Non ha importanza. Tu basta chiamarlo quello come lo conosce, lui conosce il tuo cuore. Ma questo è follia, a parte che le scritture dicono che il cuore dell'uomo è più ingannevole, ok? Anzi, ve lo leggo velocemente. Allora, si trova nel libro di Geremia 17, scusatemi, libro di Geremia 17, versetto 9. Il libro di Geremia, capitolo 17, versetto 9 dice: il cuore è ingannevole sopra ogni cosa e disperatamente malvagio. Chi lo può sapere? Perché ognuno va avanti facendo del suo cuore, del proprio suo. La parola cuore si intende anche la mente, ok? Ognuno va dietro a quello che crede. Ok? Quando gli diciamo che questo non è giusto, questo non è il nome del padre, dovete chiamare il nome del padre nella maniera giusta, loro dicono no, faccio come mi guida il cuore è ingannevole, come vedete, è la cosa più ingannevole, ok? Perciò andiamo a prendere altri precetti riguardo il nome del padre. Ora andiamo a leggere dal libro di Anzi, è molto importante, perché tanti dicono, ma come facciamo a sapere che abbiamo il vero nome del Padre? Attraverso le profezie, che il suo nome vero sarà ridato. Andiamo a leggere del libro di Zefonia, capitolo 3, 9. Ok, il libro di Sefonia, capitolo 3, versetto 9 dice: poiché allora rivolgerò al popolo un linguaggio puro, affinché tutti possano invocare il nome dell'Eterno per servirlo con un solo consenso.
Ok. Il padre ci darà un nome, un linguaggio puro, che è la Lashuan Kodash. Ok? E questa conoscenza non è data a tutti, è data solamente agli eletti della casa di Yasharala. Ok? Così noi possiamo invocare il suo nome vero, ok? Come vediamo qui. Poiché allora rivolgerò al popolo un linguaggio puro affinché tutti possano invocare il nome dell'Eterno per servirlo con un solo consenso. Questo dice Geova, questo dice Gesù, questo dice altro, questo dice Elohim. Quelli non sono i nomi veri del Padre. Questi vocabolari non esistono nell'antico ebraico, ok? Perciò, come vedete, il Padre avrebbe rivolto un linguaggio puro che è la Lashuan Kodash, ok? E come dicevo prima, non è dato a tutti, ma solo agli eletti. Si trova nel libro di Missa Romani. Perdonatemi. Libro di Romani 11:7. Libro di Romani, capitolo 11, versetto 7, dice: e allora Israele non ha ottenuto ciò che cerca, ma l'elezione l'ha ottenuto e gli altri sono rimasti accecati. Ok? Il Padre ha fatto sì questo, che due terzi, come dice il libro di Zefonia, che due terzi saranno ritagliati fuori dalla casa di Israele, saranno ammazzati assieme ai malvagi. Ecco perché noi sappiamo il nome. Il Padre ci ha dato questa conoscenza, ok? E questa conoscenza non è data a tutto il mondo. Il mondo è accecato a questa verità qui. Infatti, se uno sente questa verità, se non li muove verso questa verità, vuol dire che non è stato chiamato per ricevere questa verità. Ok? E dice in versetto 8, Romani 11, 8 dice: secondo come è scritto, ok? Dio ha dato loro lo spirito del sonno, occhi per non vedere e orecchie per non udire fino ad oggi. Ed è quello che sta succedendo. I figli di Israele vanno in giro, appena arrivano dove c'è la verità, guardano strano colui che gli insegna la verità, perché il Padre gli ha dato occhi ciechi e gli ha dato orecchie che non possono sentire. Ecco perché non si svegliano alla verità che i nomi che stanno chiamando non sono i nomi veri del Padre. Ok? Di cui il nome vero del Padre, d'accordo a questo linguaggio puro, la Lashuan Kadash che ci è stato dato, è Yahawah. E il nome di suo figlio è Yahawah Shai. E sappiamo attraverso la storia e i racconti che l'immagine che hanno queste chiese non sono altro che immagini ingannevoli, non hanno nulla a che fare con le scritture vere. Ok, andiamo avanti e prendiamo un altro precetto. Libro di Zeccaria, capitolo 14, versetto dice: e l'Eterno sarà re su tutta la terra in quel giorno. Ci sarà un solo Signore e il suo nome è uno. Ok? Rileggo di nuovo. Anzi, vado a leggere dalla Zeccaria 14, 9. Scusatemi. A
Allora, il libro di Zaccaria 14, versetto 9 dice: il Signore sarà re di tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà l'unico e unico sarà il suo nome. Ok? Perciò questo versetto dovrebbe farvi ripensare, coloro che non conoscono ancora il nome vero del Padre, coloro che chiamano questi nomi falsi dati dai malvagi, ok? Quale sarà il suo nome? Il Padre ha un nome unico, ok? Colui che è. Il nome del suo figlio, colui che salva, ok? Buongiorno. E questo nome è unico. Non ha nulla a che fare con i nomi falsi che ci hanno dato fino ad oggi in tutte le religioni, cristianesimo per primo. Ok? Rileggo di nuovo. Il Signore sarà re di tutta la terra. Ok? Il Signore sarà re quando torna. Il Signore Yahweh Shai, quando torna, sarà re di tutta la terra. Ok? E coloro che ci hanno portato in schiavitù finora torneranno in schiavitù. Ecco perché è molto importante conoscere il suo nome. Come vi sentirete il giorno del suo ritorno? Stare davanti a lui e non conoscere il suo nome, ok? A parte che coloro che non conoscono il suo nome saranno distrutti assieme alla stirpe dei malvagi, ok? Perciò è molto importante conoscere il vero nome del Padre e il vero nome del suo figlio, che non è nulla che la Chiesa e tutta questa stirpe dei malvagi ci hanno detto menzogne tutta la vita, ok? Questa verità non è data al mondo, perciò io non sono stupito. Se non si ferma nessuno, se si ferma uno, non sono stupito, ok? Perché questa verità è data all'elezione, ok? Agli eletti della casa di Yasharala, non è per tutti. E coloro che stanno pensando che questa verità non è arrivata a tutto il mondo, dovete risvegliarvi da quel sogno là, ok? La verità è arrivata proprio all'estremità del mondo, ok? Questa verità è venuta fuori dalla Babilonia, ok? Che è la terra maggiore della schiavitù dei nostri fratelli. Il giorno d'oggi si chiama America. Questa verità è venuta fuori da là, il vero nome del Padre. Chi sono i veri figli di Israele, ok? E da quel momento la verità non ha fatto altro che fare il giro di tutto il mondo, ok? Perciò coloro che pensano che questa verità non ha ancora fatto il giro devono svegliarsi da questo sogno qui. Abbiamo la GMS in Africa, ce l'abbiamo dappertutto in Europa, in America dappertutto, un paese che non potete neanche pensare, ai Filippino, ok? La verità è arrivata ai quattro punti della terra, ok? Torniamo di nuovo a vedere. Leggiamo dal libro di Atti, capitolo 4, versetto 12, che dice: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Ok, vi è chiaro? Rileggo per la seconda volta. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Ok? Tutti questi nomi che le religioni hanno tirato fuori finora sono nomi ingannevoli. Prendeteli uno a volta e vedrete che sono tutti nomi ingannevoli. Ok? Ci è stato dato solamente un nome. Nome del figlio Yahweh Shai, e attraverso questo nome che noi avremo la salvezza, ok?
e tutti gli altri nomi che ci hanno dato finora nelle chiese, Geova, Gesù e tutto il resto, periranno assieme a coloro che li hanno creati, ok? Questi nomi non salvano, questi nomi sono finti, sono falsi, sono nomi che non contano niente, ok? Sono nomi senza peso, sono nomi che non possono fare miracoli, ok? Ma il vero nome del Padre è unico, come dice questo versetto, lo leggo di nuovo, dice: in nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati, ok? Non ci sono stati dati altri nomi, il nome è l'unico, ok? Perciò coloro che non conoscono questo nome sono pronti per la distruzione che sta per arrivare, ok? Il nome del Padre è l'unico, il nome del suo Figlio è unico. Non ci è stato dato altro nome sulla faccia della terra. Tutti gli altri nomi, ripeto di nuovo, sono nomi falsi. È potente questo versetto qui, mi piace molto. Ora andiamo a prendere un altro precetto. E come sapete, il nome del Padre, Yahweh, vuol dire colui che è. Il nome del suo Figlio, Yahweh Shai, vuol dire colui che salva, ok? E vedete che viene nel nome di suo Padre, ok? Infatti, se andate a vedere nel libro di Esodo, capitolo 6, versetto 3, ok? Lì la parola che sarebbe lì è Yahweh, ok? E questi distruttori della verità, i Masoreti, hanno cambiato tutti questi nomi qui. Ho fatto già un video che va alla profondità di questo fatto. Basta andare a vedere, anche ho creato una playlist, se non sbaglio, il vero nome, l'origine del nome di Dio, ok? Il vero nome del Padre, ok? E lì vedrete l'inganno che questi hanno fatto. Andiamo a prendere il libro di Salmi. Il libro di Salmi, capitolo 68, versetto 4. Vedete, infatti qui hanno cambiato qualcosa. Vediamo se c'è un'altra. Anzi, vado a vedere la traduzione sulla Blue Letter Bible. Salmi 68. Ok, infatti, se voi andate sulla Blue Letter Bible e fate la traduzione, il libro di Salmi, capitolo 68, versetto 4, dice: cantate al Dio Yahweh, cantate inni al suo nome, ok? Lodate colui che cavalca sui cieli con il suo nome, già, e gioite davanti a lui, ok? Qui c'è scritto che il suo nome è Yah, ok? Ma che cosa hanno fatto? Hanno dato solamente mezzo del suo nome. Sapete come sono questi diavoli? Appena sono andati in poteri, hanno cambiato tutto. Di qui, se voi andate nell'ebraico antico, anzi nell'ebraico,
l'ebraico moderno, e andate a vedere questo nome che era lì. È il nome che vedete qui scritto. Così è scritto nell'antico ebraico. Il nome è Yahweh, si pronuncia Yahweh. Il nome del suo figlio è Yahweh Shai, scritto così. Vedete? Quello è il nome del suo figlio Yahweh Shai. Ok? E questi li hanno cambiato. Ma arriva il giudizio per loro, come dice il libro di Apocalisse 22. Ok, coloro che tolgono e aggiungono da questo libro, gli sarà aggiunto, ok? E rileggo di nuovo, cantate a Yahweh. E noi, facendo questo lavoro, insegnando questa verità, stiamo cantando al Padre. Perché questa verità è una melodia, ok? È come la melodia della musica. Coloro che accettano questa verità, appena sentono questa verità, li fa ricordare qualcosa, perché alla fine non stiamo insegnando la verità da capo, stiamo facendo ricordare quello che c'era, ok? E allora è una musica, deve andare bene proprio con tuo gusto. Se questa verità non va bene con tuo gusto, vuol dire che è una musica che non ti piace, è una musica che non fa bene a te, ok? Perciò questa verità, facendo quello che stiamo facendo, insegnando, stiamo cantando al Padre, ok? E sapete che i libri di Salmi sono proprio inni. Stiamo cantando facendo questo al Padre, ok? E quando lodiamo il Padre, noi sappiamo che lodiamo il vero nome del Padre, Yahweh. E chiamiamo il vero nome di suo figlio, Yahweh Shai. Ok? Andiamo a prendere un altro precetto. Perdonatemi. E come sapete, sono tanti vocabolari che sono nella lingua corrente che stiamo usando al giorno d'oggi, che non c'erano dunque, non c'erano nei tempi antichi, ok? La lingua che stiamo parlando come lingua è una nuova lingua, ok? Una lingua piena di inganno per nascondere la verità. Se voi leggete sui massoreti, anzi ho dato abbastanza precetti, se voi andate a cercare sul fatto dei massoreti, riuscite a capire che questi non hanno fatto altro che inganni per girare il nome del Padre e cambiare la verità. E voi pensate, mentre prendevano i figli di Israele, i veri figli di Israele che sono i così chiamati negri, nativi americani e latini, quando li prendevano schiavi e li portavano in diverse parti del mondo per schiavizzarli, secondo voi gli avranno dato il nome che li avrà salvato? No! Hanno dovuto cambiare questi nomi qui, ok? Perciò è molto importante chiamare il Padre. Anzi, c'è un altro precetto che mi è venuto in mente adesso, che si trova nel libro di Atti. Scusatemi.
Atti 26, 14. Libro di Atti 26:14, per farvi capire un attimo cosa è successo qui. Voi sapete che Paolo, prima della sua conversione, si chiamava Saul, ok? E lui era uno che ammazzava coloro che credevano nel nome di Yahweh o Yahweh Shai. Ok? Era uno dedicato a quel lavoro lì. E mentre andava a perseguitare i seguaci di Yahweh Shai, Yahweh Shai gli è apparso davanti e l'ha detto: ma perché mi perseguiti? Infatti, leggiamo. In questo libro c'è un punto molto importante, ok? Molto importante. Leggo da versetto 12. Atti 26, 12 dice: al che mentre andavo a Damasco con l'autorità in carico dei capi sacerdoti, e come sapete Paolo era un israelita, ok, della tribù di Beniamino, e lui è cresciuto nella famiglia dei Sadducei, ok, o dei farisei, adesso non mi ricordo, ma uno di quella setta là, ok? Dei farisei, mi sa. Era cresciuto nella famiglia dei farisei. E lui che cosa è? Lui è nato a Roma, ok? Anzi, non sappiamo se è nato a Roma, ma sappiamo che i suoi genitori erano israeliti della tribù di Beniamino. E cosa è successo? Lui dunque aveva anche la cittadinanza romana, e infatti si legge più avanti e si vede che lui ha acquistato questa cittadinanza, come noi il giorno d'oggi, vivendo in Italia, dopo un po' di anni ci naturalizziamo, ok, e prendiamo la cittadinanza italiana. Era la stessa cosa che succedeva a quell'epoca lì, e c'erano dei greci che erano veri figli di Israele, ma sono nati e cresciuti nella terra di Grecia, si chiamavano gli ellenisti, erano israeliti, ma loro non sapevano di essere israeliti, perché sono nati là. Un bel esempio è Alessandro Tiberio, che ha guidato l'esercito dell'impero Titus nel 70 dopo nel 70 avanti Cristo, quando hanno distrutto Gerusalemme. Lui era un ebreo nato da genitori ebrei sulla terra dei Romani, e lui aveva abbandonato le sue conoscenze, la sua religione degli ebrei, e ha voluto seguire i Romani, ok? Questo è un bel esempio, ok? Allora andiamo avanti. Ho voluto parlare di questa storia un po' riguardo Paolo, perché tanti dicono che Paolo era un romano, era questo, no, era un israelita della tribù di Beniamino. Anzi, vi lo faccio vedere velocemente, è sempre nel libro di Atti. Romani 11:1. Che cosa fa? Quando vedete questi libri, i Romani, Corinzi, lui non li scriveva ai Romani, lui li scriveva alla stirpe dei figli di Israele nati in quelle terre là, ok? Perché, come sapete, i figli di Israele sono stati portati in schiavitù in diverse parti del mondo,
ok? Soprattutto nei tempi degli Assiri, ok? Nei tempi dei Babilonesi, sono sempre stati portati in schiavitù. E come sapete, la terra di Israele era divisa in due, ok? C'era il nord di Israele, che consisteva di tre tribù, Giuda, Beniamino e Levi, ok? E un po' di altre tribù, ma soprattutto quelle tre tribù là. E c'era la parte del nord, del sud, ok? Che aveva tutte le altre tribù, Efraim, Zebulon, Manasseh, Gad, Ruben, Naftali, Asher e Issachar, ok? E come sapete, tutti quelli del regno del nord sono stati portati via tutti dalla terra là, ed era rimasto solamente quelli del sud, e dove sono stati portati in schiavitù in diverse parti del mondo, ok? Alcuni sono scappati. Leggendo dal secondo libro di Esdra, si vede che Gad, e se non sbaglio, Gad e Ruben si sono trasferiti, ok? Si trova questo racconto nel secondo libro di Esdra. Sono loro che hanno scoperto la terra di America, ok? E infatti, per farvi un po' cultura di questa storia, ecco il motivo che vi faccio capire proprio la stirpe di Paolo, perché tutti, la chiesa che non capisce proprio un bel tubo, dicono che era un romano, ok? Ma no, non era un romano, aveva acquisito la cittadinanza dei romani, ok? Ma era un israelita della tribù di Beniamino. E questo racconto si trova nel libro di Romani, capitolo 11, che dice: ok, il libro di Romani, capitolo 11, leggo dal versetto 1, che dice: allora io dico, Yahweh ha rigettato via il suo popolo, Dio non voglia, anzi vado a prenderlo dalla scrittura stessa proprio. Vediamo cosa dice la scrittura qui, se ci sono degli inganni, come sempre. Sono tremendi proprio i cattolici qui, i Vaticani, come hanno cercato di nascondere questa verità cambiando libri. Allora, il libro di Romani, capitolo 11, da versetto 1 dice: io dico dunque, Egli rietato il suo popolo, così non sia, ok? Perché anch'io sono israelita. Questo è Paolo che sta parlando, ok? Dice: il Dio dunque ha egli rietato il suo popolo, e sta parlando del popolo di Israele che sono sparsi nella terra dei Romani, nella terra dei Corinzi, nella terra dei Galati, ok? Sta parlando a quei figli di Israele lì. Il padre non li ha rigettati, il padre non li ha mollato. Sono sempre figli del padre, ok? Solo che hanno disobbedito i padri e stanno pagando per quello che hanno fatto. Ok, dice, sempre da versetto 1, così non sia, perché anch'io sono israelita della progenie d'Abramo, della tribù di Beniamino. Ok, allora da qui vediamo che Paolo era un vero israelita della tribù di Beniamino. Non era un romano come dice la Chiesa con le sue menzogne. Ok? Ed è molto importante. Dunque, tornando al punto che volevo fare, ho voluto solamente farvi vedere questo punto qui. Allora, punto che volevo fare vedere è nel libro di Atti, capitolo 26. Ok? Questo è quando Paolo andava a perseguitare i veri seguitori del padre, i veri seguitori di Yahweh Shai, quello che gli è accaduto. E dice: al che mentre andavo a Damasco con l'autorità e incarico dei capi sacerdoti, a mezzogiorno, o re, ho visto sulla strada una luce dal cielo, ok?
sopra lo splendore del sole che splendeva intorno a me e quelli che viaggiavano con me, e quando fummo tutti caduti a terra, udì una voce che mi parlava e diceva in lingua ebraica, ok? Questo è il punto. E diceva in lingua ebraica e dice: Saul, Saul, perché mi perseguiti? Ti è difficile calciare contro le pietre, si dice qui, ok? E io disse: chi sei, Signore? E lui dice: io sono Yahweh Shai che tu perseguiti. Ok, ma in che lingua lo diceva? Nella lingua ebraica. È molto importante chiamare il padre nel suo nome, il suo figlio nel suo nome, ok, giusto, nella lingua ebraica come è stato costituito. Per esempio, se uno si chiama Tony e io continuo a chiamarlo Shingo, 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 non è il suo nome, ok? Prima o poi si arrabbierà e mi dirà: chiamami per il mio nome. È la stessa cosa del padre. Bisogna cercare questa verità con tutta la propria voglia proprio. E quando cerchiamo questa verità con tutto il nostro cuore, ci sarà rivelato questa verità qui, ok? Perciò il nome del padre è Yahweh, colui che è. Il nome del suo figlio è Yahweh Shai, colui che salva, ok? Perciò dovete venire fuori da tutte queste menzogne delle religioni, soprattutto la Chiesa, ok? Perché il tempo non ce n'è più molto. Il figlio del padre, Yahweh Shai, torna a breve, e quando torna, torna con distruzione. Non è una cosa da ridere. E noi stiamo facendo il lavoro chiamandovi di venire fuori da questo regno malvagio, di venire fuori da queste menzogne qui, così non sarete distrutti, ok? E beati a coloro che ascolteranno, ok? Beati proprio a coloro che ascolteranno. Detto questo, credo di aver fatto il punto e chiudo dando tutti i lodi al Padre. Yahweh Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kudash. E quello che ho appena detto è nella lingua antica ebraico, che è la Lashawan Kadash, la lingua pura, come avevamo letto prima, che il Padre ci avrebbe rivolto una lingua pura. E quello che ho detto è tutti i lodi al Padre Yahweh nel nome di suo figlio Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruka Kodash, è il nome dello Spirito Santo in antico ebraico. E lo Spirito Santo nell'antico ebraico si scrive così, come vedete, ok? Detto questo, voglio dare i miei doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS Shalom per avermi insegnato questa verità, che è la pura verità. E pace e saluti agli eletti della casa di Yasharala. La parola Yasharala vuol dire Israele, ok? E questa è la propria traduzione vera nell'antica ebraico, ok? Shalom, alla prossima, Shalom.